Ciao ragazzi, sono Lucia Ferrara, sono un'artista e bentornati all'Arte raccontata dall'artista. Stavamo proprio guardando e analizzando un pochino di più la fase orientalizzante. Abbiamo visto che tutti questi contatti che accadevano proprio sul nostro mare Mediterraneo avevano contribuito a poter conoscere culture che arrivavano dall'Oriente. Abbiamo visto, vi ho lasciato nell'altro video, se non l'hai visto vallo a vedere, che addirittura a Tarquinia abbiamo trovato un vaso che arrivava dall'Egitto. Dovete sapere che a tal proposito è molto importante ricordare una tomba in particolare, la tomba Barberini, che è situata tra Ennestre e Palestrina. La tomba Barberini ci lascia tantissimi manufatti, in questo caso è un calderone, ma ne vedremo anche altri, che proprio ci dimostrano come fosse, diciamo, attuale e inconfondibile il contatto con le regioni orientali, in questo caso addirittura con l'Anatolia. Guardate per esempio questo piatto, quanta magnificenza! È un piatto che è stato ritrovato in un'altra tomba, sempre di vicino, questa precisamente si trova a Palestrina, ed è la tomba Bernardini. Si parla qui sempre però di oggetti, come potete vedere anche dall'uso del materiale e dalla ricchezza della parte figurativa, di oggetti di lusso che erano particolarmente ricercati dall'aristocrazia etrusca e che dimostrano molto 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 chiaramente quanta affluenza e quanta influenza del mondo, non solo egizio, degli Assiri e dei Fenici, appunto, sia presente proprio nella nostra Italia. A un certo punto, ragazzi, nell'area tirrenica arrivarono anche i vasai. Guardate che meraviglia queste due brocche. Questa da questo lato è un'olpe, così veniva denominata, realizzata in ceramica e ovviamente dipinta a mano. Da questa parte invece ne abbiamo un esempio che trae ispirazione dall'originale. Questi vasai che arrivarono appunto nell'area tirrenica contribuirono anche attraverso la loro arte a continuare appunto a espandere e a diffondere quelle che erano appunto le influenze anche dell'arte greca, che cominciava appunto a colonizzare anche le nostre coste. Ma abbiamo parlato anche degli Etruschi, almeno li abbiamo accennati come popolazione italica. Questa, ragazzi, è una meravigliosa tomba a Cerveteri. Una necropoli è stata ritrovata, e letteralmente necropoli vuol dire città dei morti. Questa tomba, ragazzi, porta il nome dei suoi scopritori, infatti si chiama la Regolini Galassi. Una tomba molto importante, siamo nel VII secolo, è importantissima perché venne ritrovata praticamente intatta, non toccata dai saccheggiatori. E seguimi per la parte 3.